Pronti, via! Perché? Lo registro, vi registro. Ah, aspetta. Questo è importante. Allora, perché il 6 agosto si trasfigurerò sul monte Tabor Gesù. Sì. Ha preso Pietro, Giacomo e Giovanni, le tre discepoli, e le ha portato sul monte Tabor. Sì. Allora sul monte Tabor si trasfigurò Gesù e diventava le capelle bianche come la lana e le vestiti bianche come la neve, che nessuno la mandaia ne poteva fare né bianchi così. E allora c'era Pietro, Giacomo e Giovanni con lui, no? Sì. E ci disse Pietro, maestro, maestro, che bello stare qui. Facciamo tre tende, uno per te, uno per Mosè e una per Elia. Allora Gesù ci risponde, per un lembo di cielo che hai visto, vuoi fare tre tende. Se tu mi segui, farai, vedrai cose più belle ancora. Vedi? Belle parole che dice. Ho seguito Pietro, Giacomo e Giovanni. Io ho preso tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e sono lì sul monte Tabor. Allora sul monte Tabor si trasfigurò e chiedo, San Pietro, quando vedi che bellezza sul monte Tabor, maestro, maestro, che bello stare qui, facciamo tre tende, uno per te, uno per Mosè, e uno per Elia. Io disse, per il lembo del cielo che hai visto, vuoi fare tre tende. Se tu mi segui, vedrai cose più belle ancora. Allora non si aveva ordinato, dopo parlano quello che hanno visto, sì, quando scendono sul monte Tabor. E qui, Tina, se mi serve a dire quello che hanno visto di Gesù. Quelle, e allora? Sì. Questo è la salita del monte Tabor. Sì. Poi c'è... non c'è la cosa. A Comprunza com'è? Quelle che fanno vicino a me. È il ritrovamento di Gesù. Sì. L'abbiamo perduto. Vieno a Gerusalemme, su a carovana si chiama. Sì. Allora vieno a Gerusalemme, fanno un censimento. Allora mentre che vieno a Gerusalemme, io si perdio. Sì. E perdio. E quando si è messo a duno San Giuseppe, la Madonna con è, da fermare gli rubo trono. E girato tutti i ripati, a tutti i vani. Niente. E allora camminando, camminando, vissero a cosa. L'hanno visto che discutava con i redattori. Discutava qui, qui di... Parlava. Sì, sì. Parlava, sì. Capito? Discutava con i redattori. Allora ci disse la madre, figlio, perché mi hai fatto questo? Perché mi cercavi? Io e tuo padre ti cercavamo e non ti... Perché mi hai fatto questo? Perché mi devo occupare delle cose del padre mio, Gesù. Andate e non pensate a me che io devo fare cose del padre mio. Ed è questa che le comprunze che fanno su sta casa mia. Ah. Ed è chi è? Ho trovato tanto. Allora, è proprio quello che fanno sta piazza. Vicino a chiesa. È questa. Quando io lo e sento io, vedo che faccio un padre. Ah. Ho visto che quando hanno che comprare un taglia, sì, prima si curano e poi io si andava a cercare via e io si andava a taglia. Sì. Questo qua ne capisce, è inutile che ascoltano a comprare. A comprare aveva tre avvenimenti. Tre avvenimenti. La salita del Monte Tabor, il ritrovamento e quando io stavo sentendo io, se andava a vedere cosa devo fare da sola. Ho capito. Io le so senza leggere queste cose. E chi ve l'ha detto queste cose? Dove l'avete ascoltate? Dei preti. Dei preti. In chiesa. Io sempre in chiesa mi crescevo. Piccolina mamma me lavava in chiesa. Ah. E allora io saccio tutto.